civile, l'unica udienza in quanto ci sarà immediatamente la sentenza, salvo che ci siano imprevisti di qualche tipo dei giudici, del ricorso che abbiamo presentato contro l'elezione di Roberto Formigoni. In sostanza Roberto Formigoni è stato eletto, sappiamo tutti, presidente della regione, ma una legge del 2004, quindi per 6 anni fa, imponeva alle regioni di dotarsi di una legge per le elezioni regionali, quindi una normativa regionale che prevedesse alcuni vincoli. Tra questi vincoli ce n'era uno indicato in maniera chiara, senza molti dubbi e che non lasciava spazio a interpretazioni, era appunto quello di prevedere la non immediata rieleggibilità di chi era già stato, aveva già esercitato 2 mandati elettorali. La norma è chiara, è un italiano abbastanza semplice, no? Non è rieleggibile immediatamente chi ha già svolto 2 mandati. Quindi questo è il primo punto. Noi come Movimento 5 Stelle il 20 maggio e i 30 giorni successivi che per ci sia la proclamazione degli eletti abbiamo presentato ricorso al 20 maggio al Tribunale di Milano, alla sezione civile, con l'assistenza dell'avvocato di Comerci. E perché abbiamo presentato questo ricorso? La legge 165 del 2004, ma anche le leggi precedenti, prevedono che a convalidare l'eleggibilità dei candidati, quindi a convalidare gli eletti, è la stessa lo stesso consiglio regionale eletto. Cioè, immaginate l'assurdità di questa norma, tipica norma italiana, che l'eletto deciderà se lui è eleggibile. Questo è il quadro normativo italiano, quello che prevede. Infatti nella prima seduta del consiglio regionale il Consiglio regionale ha ovviamente convalidato le elezioni, cosa che ovviamente non avrebbe potuto fare altro. Per fortuna esiste la possibilità di rivolgersi alla magistratura e noi per l'ennesima volta dobbiamo rivolgerci alla magistratura per poter vedere affermato un principio di legalità. E quindi ci siamo rivolti alla magistratura a Roma. È un procedimento speciale che avverrà in via d'urgenza, quindi sarà abbastanza veloce. E diciamo che vi anticipo un attimo quali sono i 2 punti salienti sui quali eventualmente possono farci le obiezioni e poi l'avvocato può aggiungere qualche particolare. Allora, innanzitutto ci dicono che questa norma non è retroattiva e quindi andrebbe applicata dal terzo mandato successivo dopo il 2004. E questo noi lo contestiamo, e infatti è uno dei motivi per cui ricorriamo. E qua, come dicevo, la norma è chiara, la norma non dice non puoi svolgere più di 2 mandati, che significherebbe che da quel momento in cui entra in vigore non puoi svolgere più di 2 mandati. Ma la norma stabilisce una condizione, il momento in cui entra in vigore dice non è eleggibile chi ha svolto già 2 mandati, quindi non immediatamente rieleggibile. E quindi questo è il primo punto. L'altro punto, diciamo, che viene dettato è quello che la norma non è immediatamente applicabile, questo ci si è detto, perché dovrebbe essere fatta una legge regionale che la prevede. Noi diciamo, sono passati 6 anni, in 6 anni la legge regionale che prevede questa norma non è stata fatta, potrebbe non essere fatta per 20 anni, per 30 anni potrebbe non essere mai fatta, allora per noi sarebbe legittima la vita, contravvenendo a una precisa norma nazionale. Ecco, questi sono i 2 elementi fondamentali. In particolare su questo secondo c'è cioè un aspetto politico non indifferente, quanto l'omissione per 6 anni dell'avere messo una legge regionale che prevede questo, questo principio, per noi è un'omissione colpevole, cioè un'omissione fatta appositamente per evitare di dover introdurre queste parole. La procedura sostanzialmente è abbastanza snella e veloce, per cui ci sarà l'udienza anche pubblica, meno che non ci siano appunto degli imprevisti, e la lettura del dispositivo in sede subito con l'udienza medesima, per cui già dopo dovremo sapere meno male cosa succederà. Il punto è un altro, quello che succederà dopo, perché fondamentalmente non è una sentenza immediatamente, se non ci
si sarà, potrà essere oggetto di appello, e quindi dovrà praticamente fare un po' tutti i gradi di giudizio, salvo per l'altro che non venga effettuata una riforma dell'ampliazione da parte di compagni e minori, per cui diciamo che sarà esecutiva in momenti in cui c'è un passaggio giudicato, cioè quando non c'è più la possibilità di impugnare il provvedimento della bella e poi per cui solo dopo i tre gradi di giudizio, ovviamente una qualità altamente probabile, solo in quel caso avremo una sentenza che praticamente sarà eseguita e solo in quel momento potremo prendere atto della decisione. Questo è un procedimento che poi anche in questo piuttosto veloce, sia in sede d'appello che in sede di cassazione. Ok, l'8 luglio noi saremo presenti davanti al tribunale con l'esito. Quindi ci sarà girando da tutta la regione, qualcuno anche poi da fuori regione per darci una forte, saremo davanti al tribunale, la parte e informeremo i cittadini appunto che alcuni cittadini sono messi in movimento e che non si fermano davanti a quelli che sono, consigliamo dei soccorsi. Ribadiamo questa cosa, cittadini, appunto, non siamo un partito, dietro non abbiamo una struttura, una segreteria di partito, siamo semplici cittadini. Nel ricorso non trovate il partito, il movimento, cioè trovate il nome di un cittadino che rappresenta la rete che c'è dietro. Questa è la cosa più importante. Ultima cosa, e che noi riteniamo scandalosa, è che si è costituita in giudizio contro